Climate Fest 2023. Oggi sono in compagnia di Rosalba dell'associazione Greenpeace. È la prima volta che partecipate al Climate Fest? Al Climate Fest mi pare di sì, sono 4 anni, mi pare, questo anno, mi pare che sia la prima volta. Di cosa si occupa l'associazione? Beh, Greenpeace penso che sia conosciuta da molti, è stata la prima associazione ambientalista nata ancora negli anni 70 del secolo scorso, famosa per la sua nave che andava, allora c'era il problema delle balene, l'estinzione delle balene, andava contro le petroliere per denunciare questo fatto che continuavano a pescare, uccidere balene quando queste ormai erano in via di estinzione, e da lì è partita per tante altre iniziative sempre legate all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente. Cosa proponete quest'oggi ai visitatori? Ma ai visitatori, visto che proprio il tema del festival è il clima, e proponiamo la nostra ultima iniziativa fatta in particolare qua in Italia, perché Greenpeace è internazionale, in Italia, che è stata la denuncia dell'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, fatta il 9 di maggio di scorso, ultimo scorso, perché consideriamo l'ENI la maggior responsabile di questo, in Italia, di questo cambiamento, perché la sua produzione, solo lei, produce più CO2 di tutte le altre attività produttive che ci sono in Italia, pur sapendo che l'ENI aveva fatto anni fa un studio, commissionato nello studio, che questo avrebbe comportato un grosso cambiamento climatico e dei grossi problemi economici per chi ci vive nel nostro paese. Allora, assieme a 12 persone, alcuni del Piemonte, altri del Polesine, Piemonte 3 anni di siccità, in Polesine in questo famoso cuneo salino che sta sempre più entrando nell'entroterra, abbiamo denunciato come responsabili di questo fatto, e quindi partirà a novembre il processo contro ENI. Vorrebbe aggiungere altro? Niente, diciamo che questo qui è una novità, diciamo, in Europa è la seconda volta che si fanno un'azione di questo tipo. L'abbiamo fatto in Olanda contro la Shell e abbiamo vinto il processo, solo la Shell ha fatto ricorso e andremo avanti. Prima volta in Italia, abbiamo bisogno di sostegno di tutti, perché dietro i nostri avvocati ci devono essere, e dietro queste 12 persone ci deve essere molti italiani che, coscienti di questo problema, aiutano nella loro lotta, e speriamo quindi sia un punto giusto per poter sensibilizzare la gente. Vorrebbe lanciare un messaggio per invitare gli italiani ad unirsi? Sì, ad unirsi, in particolare Greenpeace, perché io sono di Greenpeace, ma comunque a prendere coscienza che il problema è reale, la finestra che abbiamo per poter incidere a un cambiamento di questa tendenza è molto corta, è molto stretta, e bisogna cominciare da subito, anzi dobbiamo cominciare da prima, però bisogna cominciare da subito. Io la ringrazio e le auguro un buon Climate Fest. Grazie anche a voi, buon lavoro.